Ti stavo giusto cercando. Carlos vorrebbe che andassi a casa sua. Ha bisogno di parlarti. Di che cosa? Oh, questo non lo so. Però non preoccuparti, non gli ho detto niente della tua relazione con Florence. Lei non le ha detto niente? Non le credo. Comunque c'è un lavoro per te e potrai guadagnare molto denaro. Credo che ora tu ne abbia bisogno più di ogni altra cosa. Suppongo che sia tua intenzione vestirti un po' meglio per non fare sfigurare Florencia, no? O non ti interessa? E perché non ne hai parlato a Melendez? Della tua storia con Florencia? E perché? Tu conosci molto bene il perché. Melendez mi pagava affinché io lo aiutassi nel cercare di conquistarla. Sì, però gli è passata dalla testa. E se anche sapesse di te, non credo che gli interesserebbe molto. Allora ci vai, sì o no? Carlos ti sta aspettando. D'accordo. Quanto guadagnerai? 90.000 pesos al mese. È molto strano, è una bella cifra. Ma come si chiama la signora? Doris. Il cognome è straniero, non l'ho ancora imparato. È una signora adulta e mi sembra una brava persona. Va bene come sto facendo la torta? Sì. E cosa dovresti fare? Rispondere al telefono, il lavoro di una segretaria. E ti danno tanti soldi solo per fare questo? Beh, sì. Sapete dove si trova la signora Florencia? È uscita col dottore. Quando? Non lo so. Può chiederlo alla signora Beatrice. Mi ha ordinato di portarle la cena in camera. Cos'è cugino della signora? Credi che me lo sia inventato? E perché non ce l'hanno detto finora? Sai cosa mi ha detto Agustin? Che cosa? Che quel Marcos non fa altro che entrare e uscire dallo studio della signora Florencia. Avanti. Cosa vuole? Mi hanno detto che Florencia è uscita con Leonardo. Dove sono andati? Non lo so. Non gliel'hanno detto? No. Mia figlia adesso è cambiata. Non si confida più con me. La prego, signora, ho bisogno di sapere dove sono. Io non so niente. E se lei avesse un minimo di dignità, lascerebbe in pace mia figlia. Da quando è entrato in intimità con lei si comporta in un modo che non approvo. I vostri problemi a me non interessano e non voglio entrarci. No, signorina, il dottore non c'è. Credo sia andato in città con la signora Florencia. Sono usciti? Insieme? Dove sono andati? A cena a San Miguel. Per favore, appena ritorna Leonardo, digli che è urgente di parlare con lui. Sì, a qualsiasi ora. Mi trovo all'hotel Mission de Los Angeles, stanza 214. Va bene, signorina. Arrivederci. Chi era? La signorina Andrea. Chi è andato a cena a San Miguel? La signora Florencia e il dottore? Sì. In quale ristorante? Non lo so. La signora Beatrice mi ha solo detto che sono andati a cena in città. E Omero dov'è? Il signor Omero è uscito. Grazie. Com'è andata? Ecco la lettera e anche i relativi documenti. Vi ha visto qualcuno? No, il prete non c'era. Molto bene. Pronto? Sei tu, Amparo? Ascolta, ti sta bene se domani ti mando l'autista per farti portare a Guanato?
A che ora sei pronta? Hai detto a Carmelita del nostro accordo? No, non dire niente. Va bene. Ci vediamo. Domani alle 10 vai alla pensione della signora Amparo. La porti a casa di Josefina. Il resto lo sai. Va bene, signore. Chi era mamma? Josefina. Ascolta, cara. Domani devo andare assolutamente a Città del Messico. A fare che? Mi ha mandato a chiamare tua zia Irene. E cosa vuole? Non lo so, però devo andare. Parto domani alle 10. Va bene. È venuta la signora Florencia e ha detto che ti aspetta domani alla tenuta. Vuole parlare con te. L'ha accompagnata quel suo amico, Marcos. Allora cosa fai? Vai a trovare Melendez? Non lo so. Prima voglio parlare con Florencia. Come fai a riconoscerla se non l'hai mai vista? Non sarà difficile. Mi ha detto che ha 18 anni e che si sarebbe seduta a un tavolo da sola. Il ristorante è questo? Sì. Ah, lo so che tu non mi credi, ma presto capirai che io non ho a che fare con l'arresto di Salerno. E tantomeno con la morte di padre Francisco, mia cara. Alberto non venne. Oh, sicuramente no. Sai, ho riflettuto, Florencia. E non mi meraviglierebbe se si scoprisse che i colpevoli sono Omero e Carlos. E per quale motivo avrebbero dovuto farlo? È chiaro, Carlos voleva conquistarti. Tu gli piaci, Florencia. Ma quello che più gli interessa è il denaro. E credo veramente di aver capito che tipo è. Sentiamo. Carlos all'inizio pensava di poterti conquistare. Addirittura che avresti divorziato per sposare lui. Sì, è probabile. Ma guarda caso, Carlos l'ho conosciuto il giorno del nostro matrimonio e l'arresto di Salerno è avvenuto 6 mesi prima, caro. D'accordo, Florencia. Però mio zio già ti conosceva e ha saputo di Salerno quando abbiamo letto il testamento. Lui stava con lui, non lo ricordi? Fin da allora loro due si sono messi d'accordo per incastrarci. Quando Carlos ha capito che tu non avevi nessun interesse per lui, hanno deciso di rintracciare il padre di Salerno. Alla morte del figlio, il padre avrebbe ereditato tutto. E siccome sappiamo che è un povero diavolo, sicuramente quei due delinquenti hanno pensato che non gli sarebbe stato difficile fare di lui quello che volevano. Sì, sincero. Hai detto a Carlos che Marcos e Salerno sono la stessa persona? No. E perché? Forse perché a me non conviene che Salerno muoia. Sospetterebbero immediatamente di me. E tu saresti la prima ad accusarmi. Io vorrei soltanto che Salerno dimostrasse la sua innocenza e che facesse arrestare Carlos e mio zio. Perché sono loro i colpevoli. E io lo aiuterò, Florencia. Su questo siamo già d'accordo. Non ti credo affatto. Tu odi Alberto. E già una volta hai cercato di ucciderlo. Hai ordinato a Fulgenzio di farlo, vero? Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Alberto ne è sicuro. Alberto, 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 tu credi a tutto quello che dice. Parli di quest'uomo come fosse un dio. Per favore, Florencia, non essere così ingenua. Cerca di ragionare con la tua io testa. Io ragiono con la mia testa. E se fra 15 minuti quella ragazza non arriva, io me ne vado. D'accordo. Io non ti ho costretta a venire. Hai insistito tu. Ad ogni modo, se tra 10 minuti non arriva, chiamerò a casa. Può aver ritelefonato. Thank you.
Aspettami qui. Non preoccuparti. Nicholas mi ha detto che Marcos non è venuto. Purtroppo neanche Mario e sua figlia sono venuti. Come mai sei tornato? Perché tuo nipote mi ha ingannato. Mi ha detto che avrebbe portato Florence al Maison del Convento, ma non c'era. Ma se io li ho visti uscire? Beh, sicuramente l'ha portata in un altro posto. Eravamo d'accordo che noi sequestravamo Marcos. E lui ci diceva dove si trova a Salerno. Però è chiaro che non rispetta i patti. Beh, è probabile che non sappia dov'è. Ed abbia approfittato della tua proposta per disfarsi di Marcos. Che sicuramente gli sta dando fastidio. Se è come dici tu, è un fesso. Perché io gli ho assicurato che avremmo ucciso Marcos e Salerno insieme. Non prima uno e dopo l'altro. Il corpo di Salerno deve essere ritrovato, mi capisci? E oggi avevamo una stupenda occasione per incolpare l'uno per la morte dell'altro. Si poteva dimostrare che Marcos è stato l'amante di Florenzia e pertanto aveva un motivo per uccidere Salerno. Però devono morire insieme. Insieme! Bisogna che la polizia trovi nelle loro mani i fucili dai quali sono partiti i colpi. Non possiamo ucciderli in ore diverse e in posti differenti. E poi metterli vicini. Perché la polizia, con le prove di laboratorio e le ricerche che fa, se ne accorge immediatamente. Beh, sì, capisco. Sì. C'è Carlos. Ah, sei tu. Si può sapere che cosa ti sta succedendo? Ti ho cercato al ristorante e non c'eri. Che razza di giochi sono questi? Florenzi ha voluto cambiare ristorante. Non credo che questo abbia importanza. Hai preso Marcos? Sì. Davvero? Certamente. No, no, a casa mia no. I ragazzi l'hanno portato in una baita. Da queste parti. Lo tenete sotto controllo? Ma certo. E adesso devi dirmi dove si trova Salerno. Altrimenti non se ne fa niente, intesi? Salerno l'hai già catturato, Carlos. Come sarebbe a dire che l'ho già catturato? Mi vuoi spiegare cosa stai dicendo? Perché non rispondi? Pronto? Pronto? Per trovarti ho girato tutta San Miguel Allende. Perché te ne sei andata senza avviso? Abbassa la voce, per favore. Sono qui perché Leonardo mi ha detto che tua sorella lo voleva incontrare. Mia sorella? E per quale motivo avrebbe dovuto parlare proprio con lui? Lei sa bene che è stato lui ad incastrarmi. Che cosa ne sapevo io? Cerca di stare calmo, ci stanno guardando. Non mi importa. Dov'è Leonardo? Ha deciso di telefonare a casa, visto. Visto che tua sorella non è venuta, voleva sapere notizie. Lei non verrà. Non capisci che Leonardo se l'ha inventato? Inventato? Ma perché? Perché proprio mentre tu uscivi, Homero mi ha detto che Melendez mi aspettava a casa sua. Per quale motivo? Avranno intenzione di ingannarmi. Dove stanno i telefoni? Vicino al banco. Ma tuo marito non c'è più. Beh, sarà andato in bagno. Andiamocene. E Leonardo? Andiamo, per favore. Ma chi paga il conto? Lo pagherà lui. Quei due avranno litigato, sì. O è un imbecille o è un pazzo. Ma cosa ti ha detto prima di riagganciare? Cose senza senso, sciocchezze. Mi ha chiesto se ho catturato Salerno. Che significa se l'ho catturato? Non so cosa volesse dire. Però se crede di prendersi gioco di me, si sbaglia di grosso. Io credo che Marcos non verrà. Va bene, grazie Camilla. No, non è ancora arrivato. Forse è possibile che suo figlio sia innocente. Però Leonardo non ha colpa di quello che è accaduto. Per la verità non so cosa dirle, signorina. Sono venuto con l'intenzione di aiutare Alberto, però l'ha visto. Lui stesso mi ha scacciato dalla tenuta. È sicuro di non aver detto niente a Carlos Melendez? No, però...
potrebbe darsi che decideremo di parlarci. Sei d'accordo, vero? Parlate prima con Leonardo, per favore. Lui si è comportato molto male con me. Di sicuro era molto nervoso. Ma se direte a Carlos che Alberto Salerno si trova nella tenuta, sicuramente farà in modo di ucciderlo. E cercherà di dare la colpa a Leonardo. Lei conosce quali sono i sistemi di Carlos Meléndez, vero? Sì, li conosco. E perché non mi vuole aiutare? E che cosa ci guadagna se le dico quello che so? Senta, lei deve decidersi. O sta da una parte o dall'altra. E io le suggerisco di mettersi dalla parte delle persone oneste. Il fatto è che io non capisco cosa c'entra lei in questa storia, signorina. Lei deve capire che il signor Leonardo mi ha scacciato e mio figlio ha fatto lo stesso. E se adesso io rivelo le intenzioni di Carlos Meléndez, anche lui sicuramente si metterà contro di me. E io che interesse ho a fare questo? Lei deve capire che noi siamo poveri, signorina. Va bene, allora facciamo in questo modo. Per questa notte rimanete a dormire qui in albergo. E con quali soldi pagheremo? Il costo della camera lo pagherò io. Domani ci incontreremo con Leonardo e sicuramente se lei l'aiuta verrà pagato. Beh, sì, però se noi accettiamo di dormire qui significa essere già contro il signor Meléndez. Finora solo Don Carlos ci ha fatto un'offerta, assicurandoci che vivremo nella tenuta. Lei non potrà andare a vivere alla tenuta. È di suo figlio. E non dimentichi che è vivo. Sì, sì, lo so. Ma il signor Carlos mi ha promesso che saremmo riusciti a convincere mio figlio a farsi passare per morto. Sì, questo l'ha già detto. Però lei ha visto suo figlio e le ha anche parlato. E crede che possa farsi convincere facilmente ad accettare una cosa del genere. Lei sa bene che non ha nessun interesse a farlo. Cosa le viene in tasca, in fin dei conti? Beh, sì, ha ragione, però... Ascolti, segua il mio consiglio. Rimanete a dormire qui e domani ne riparleremo. Intanto prenda questi, vi potrebbero servire. Andiamo a prenotare le camere. D'accordo. No, Mario non è ancora tornato, signore. E cosa aspetti ad andare a cercarlo? È andato ad ubriacarsi da qualche parte. Però quando torna mi sentirà. E tu dimmi una cosa. Perché non mi hai detto che l'altra sera sei stato alla tenuta? E ti prego di non mentire, perché l'ho saputo da uno dei miei uomini. Mi scusi, signore, qui c'è il dottore Leonardo Altamirano. Ah, bene, che entri. Vai subito a cercare Mario Salerno. Subito, signore. Perché non mi hai detto che Mario Salerno è stato lì? Senti, Carlos, io... Perché mi hai ingannato? Perché mi hai assicurato che avevi sequestrato Marcos Mejía quando non è vero? Perché l'ho sequestrato. Non è vero, l'ho appena visto. Mentre ti stavo telefonando, lui è entrato nel ristorante. Non ho tempo da perdere e mi sono stancato. Voi due mi state complicando le cose. Forse non vi rendete conto che la polizia sta indagando, che urge eliminare Salerno. A chi stai dando la colpa? A me, forse? È chiaro, quando quell'imbecille erediterà, tu gli ruberai tutto. Questo è il suo piano, zio. Ma non lo realizzerai, perché io non sono certo disposto a fare da capro espiatorio. L'idea di incastrarli entrambi è stata vostra, non mia. L'idea è venuta a tuo zio. Allora perché non incolpi lui? Ti prometto, Leonardo, che a nessuno di noi tre succederà niente. E tu pensi che io possa fidarmi? Dov'è nascosto Salerno? Ti dirò dov'è nascosto soltanto dopo che ti sarai liberato di Marcos Mejía. Questa è la mia ultima proposta. Non mi piacciono le persone che fanno ricatti. Perché non mi hai detto che Mario era stato alla tenuta? Perché me l'ha chiesto Leonardo. E siccome non ci conviene litigare con lui... Te l'ha chiesto Leonardo. Se è stato lui a dirmelo. E ti meravigli. Mi chiede di non parlartene
E poi te lo dice lui, ha intenzione di metterci l'uno contro l'altro. Del resto, anche tu non sei sempre sincero con me. Per esempio, che cosa vuoi ottenere da Chuy? E cosa sono tutti questi misteri con la madre di Carmelita? Non sarà che la tua ex moglie è lei? No. E anche se Leonardo ti chiede di non dirmi niente, tu devi comunque parlarne con me. Perché mia madre non te l'ha detto, mi ero così raccomandata. Io non ho intenzione di fare le cose di nascosto. Finora ho rispettato i patti, no? Sono sempre stata sincera come mi avevi chiesto. Non mi credi, vero? Ad ogni modo non mi va che tu esca con Leonardo. Anche se si tratta di un motivo serio. Mi aveva telefonato tua sorella. Sicuramente tuo marito ha mentito. Comunque, prima di uscire dalla tenuta, ti pregherei di consultarmi. Non mi fraintendere, non voglio chiuderti in casa. E tantomeno pretendo che tu obbedisca ai miei ordini. Cerco di proteggerti, Florencia, capisci? Se dovesse accaderti qualcosa, non me lo perdonerei mai. Come ti ho già detto, ho l'impressione che Leonardo non sia normale. E le persone che non sono più equilibrate a volte possono prendere delle decisioni pericolose. Se non ti ho avvertito è perché non ho potuto. Leonardo non mi ha dato il tempo di avvisarti. Però avevo detto a mia madre di informarti dove andavo. Sì? Te lo giuro, davvero. Ti credo. Mamma, perché non hai detto ad Alberto che ero andata con Leonardo a trovare sua sorella? Ti avevo chiesto di farlo, mamma. E perché dovremmo informare di tutto quello che facciamo il signorino? Perché te l'avevo chiesto per favore. Perché siamo ospiti a casa sua. E perché è l'uomo che hai. O non riesci a capirlo? No, non lo capisco e non lo accetto. Che cosa devo fare con te, mamma? Niente. La verità è che non so io cosa devo fare con te. È inutile che cerchi di convincerla. Non discutere più con lei. Il fatto è che ne soffro. Ascolta, anch'io soffro del fatto che mio padre è così ignorante. Ma non possiamo star male perché sono fatti così. Non perdere mai la fiducia in me, Florencia. È l'unica cosa che mi interessa. Alberto, mi ami veramente? E c'è bisogno che me lo chieda? Sì, sì. Me lo devi ripetere ogni giorno. Mi devi rassicurare. Ma cosa ti assicura maggiormente? Le parole o i fatti? Tutte e due le cose. Bene. Non ho amato nessun altro più di te. Andiamo nello studio? Perché? Lo sai che in certe cose sei proprio ingenuo. Voglio andare nello studio perché così possiamo stare soli. Senti, io non voglio farmi influenzare da mia madre, però fino a che non avrò ottenuto il divorzio da Leonardo, preferirei che io e te fossimo amici. Sai, mi sento imbarazzata quando tra noi due... Ascolta, tu ed io non siamo amici. Ci amiamo, Florencia, e non possiamo fingerci amici perché staremmo peggio. Non facciamoci illusioni, Leonardo mi ha giurato che non ti concederà mai il divorzio. Prima o poi lo otterrai, d'accordo, ma quanti mesi bisognerà aspettare? E non dirmi il tempo che è necessario, perché non sono disposto ad accettare i comodi di tuo marito. La tua storia con lui è finita ormai. Buonasera. Buonasera. Florencia, non sentirti in colpa. Non sai quanto sto male nel vederti così. Se fossi arrivato prima non ti saresti mai sposata con lui. Perché non lasciamo tutto e fuggiamo lontano? Sei disposto a fare questo per me?
Non posso. Scusami se ti ho lasciata al ristorante, ma siccome ho visto che stavi con lui, tanto valeva che me ne andassi, non ti pare? Non mi importa quello che hai fatto. Ormai lo so che sei un bugiardo, perché sono sicura che la sorella di Alberto non si sarebbe... Lascia perdere. Non vale la pena discutere con lui. Ho capito che non hai intenzione di andartene da qui. E l'accetto. Ma non vedo perché dovrei sopportare la presenza di tuo zio. È una richiesta ragionevole. Anch'io non lo voglio più tra i piedi. Non mi piace la gente che mi tradisce. Non dovrai sopportarlo ancora per molto tempo. Te l'assicuro. Dottore, ha telefonato due volte la signorina Andrea. Aveva urgenza di parlarle. Si trova nell'hotel Mission de Los Angeles, stanza 214. Grazie, Camillo. Con permesso. Proprio lui parla di tradimento. Qual è il cognome di tua cugina? Valencia, perché? A chi telefoni? A Felipe. La stanza del signor Felipe Alvarado, per favore. Sta nello stesso albergo di Andrea. E voglio sapere cosa succede. Ah, bene. Sì. Sì, grazie. Con chi parlavi? Con Josefina, volevo salutarla. Ho saputo che è andata ad Absolo a trovare una parente. Mamma, davvero non vuoi che ti accompagni all'autobus? No. Perché? Tu devi andare alla tenuta, no? Sì, certo. E quando ritornerai, mamma? Tra due o tre giorni al massimo. E per favore, cara, fai la brava, eh? Sì, mamma, non preoccuparti. Senti, puoi andare a dormire da Angela. Gliel'ho già chiesto. Mi ha detto che a casa sua c'è posto. Però, sai, mamma, il fatto è che io e Chuy non andiamo più d'accordo. Non importa. Se so che stai con lei, mi sentirò più tranquilla. Non uscire dalla tenuta per nessun motivo. Va bene, mamma. E mi raccomando, non fare amicizia con gente che non conosci. E chi potrebbe esserci? Non so, quella gente coinvolta nella storia del signor Salerno, il signor Romero e poi quel Melendez. Dammi ascolto. Sta molto attenta. D'accordo. Stammi bene, figliola. Anche tu. Arrivederci. A presto, cara. Le assicuro, signore, che l'abbiamo cercato dappertutto. Forse sta alla tenuta di San Joaquin. Vuole che andiamo a cercare anche lì? No, no, vado io. Tu devi andare a prendere quella donna. E cerca di fare in modo che fili tutto liscio, d'accordo? Sì, certo, signore. Porta con te Pedro e Tony. Forza, muoviti. Sì, signore. Buongiorno, signore. Buongiorno. Sono l'autista del signor Melendez. Ah, sì. Prendo la mia roba. Ciao. Ciao. Dimmi dove si trovano il padre e la sorella di Salerno.
No, no. Non preoccuparti, tu continuerai a lavorare qui come sempre. E se il dottore si arrabbia? Non si arrabbierà, te lo assicuro. Grazie, Marcos. E tu come stai? Bene. Bene, ora vado a trovare Angela. Rimarrò a dormire qui stasera. Perché? Mamma è andata a Città del Messico a trovare una zia di mio padre. L'ha mandata a chiamare. Forza, scendete. Fuori di qui. Svelte. Anche tu, nonnina. Forza, fuori. Allontanatevi. Via. Li ho convinti affinché rimanessero qui. Sono sicura che quell'uomo non è all'oscuro delle attività di Carlos. Ho il vago sospetto. Che cos'hai, Leonardo? Niente. Semplicemente non mi va che prendi delle decisioni senza consultarmi. Riguardo a che cosa? Riguardo al padre e alla sorella di Salerno. Per caso anche tu hai intenzione di tradirmi come gli altri? Io? E perché? E chi lo sa? A volte condividi il punto di vista di Omero e di Carlos. Ma come puoi pensare una cosa del genere? Insomma, deciditi. Vuoi parlare con loro o no? O forse potrebbe essere un espediente studiato da Melendez. Forse li ha mandati qui al posto. Ma se ti ho detto che li ho incontrati per la strada, li ho portati io qui e ho dovuto convincerli affinché restassero. Ho dovuto promettergli che gli avresti dato dei soldi. Da quando in qua sei così sospettoso con me? Il fatto è che tutti vogliono imbrogliarmi. Però io no. Sono l'unica che vuole davvero aiutarti. D'accordo, mi hai convinto. Andiamo a parlare con quella gente. Mi scusi, il conto per favore. Resta vicino al telefono e scrivi chi ha chiamato. Sì, signore. Ah, in casa ci sono due ospiti, un signore e sua figlia. Può darsi che fra poco rientrino. In tal caso dia uno dei ragazzi che può trovarmi alla tenuta di San Joaquin. Non devi farlo tu, mi raccomando. Non vorrei che riconoscessero la tua voce. D'accordo, ho detto a mia madre che sarei andata a lavorare con una signora straniera. Molto bene, Chui. Sei molto bella, sai. Grazie. Ho sentito qualche pettegolezzo riguardo a Marcos e la signora Florencia. Tu ne sai qualcosa? Beh, veramente. Su, parla. Non aver paura di me. Sembra che Marcos sia un parente della signora Florencia. Loro due sono parenti. Chi te l'ha detto? Il dottore. Ultimamente Marcos pranza in salotto insieme a tutti gli altri, non più in cucina. Da quanto tempo? Da alcuni giorni. Chi è che ha assunto Marcos alla tenuta? Una sera io e Carmelita lo abbiamo incontrato qui a San Miguel. Era appena arrivato. Lei lo portò alla pensione e io lo raccomandai alla signora Florencia affinché lo assumesse. Me lo chiese lui. Aveva bisogno di lavorare. E perché non si è presentato subito come un suo parente? Non lo so. Io non ero sempre presente. Bene, quando torno parleremo con più calma. Adesso vado. E grazie, Chui. Stai diventando una collaboratrice molto efficiente, sai. Però di questo non ne devi parlare a nessuno, intesi? Sì. No. Sta venendo da te per parlarti. Hai visto mia cugina? Sì. È rimasta al bar molto tempo a parlare con un signore. Doveva essere Leonardo, mio marito. Forse. Senti, da quello che ho capito, il padre e la sorella di Alberto sono qui con lei. Ah, ecco. Sta arrivando.
Adesso metto giù. Ciao, ci risentiamo più tardi, eh? Ciao. Andrea ha invitato qui in albergo tuo padre e tua sorella. Li hai visti? No, e poi non li riconoscerei. Andrea ha parlato con un signore che, da quanto mi stava dicendo Florenzia, pare sia suo marito. Stanno tutti in camera da lei. Puoi descrivermi com'è quell'uomo? La verità è che noi non sappiamo più a chi credere. Mia figlia ha incontrato un giovane che le ha detto di essere suo fratello, ma per me non è lui. Lei non saprebbe riconoscere suo figlio? Io no. L'ultima volta che lo vidi era un bambino. E tu quando l'hai visto? Qualche giorno fa è stato l'autista del signor Carlos ad accompagnarmi da lui. Vediamo. Forse è questo? Sì. Fammi vedere. Questo non è quello che ha detto di essere mio figlio. Quello che dico io è la tenuta. Ascolta, il mio parere è questo. Nessuno dei due è Alberto Salerno. Ma Leonardo... Nessuno dei due. E questo è quanto dovete dire alla signora Florenzia. Avete capito? Perché? Perché questo è un complotto architettato dall'uomo che ha visto la tenuta. Si sta facendo passare per suo figlio perché vuole prendersi i soldi di Salerno. Soldi che fino a prova contraria aspettano a voi. Sono dello stesso parere. Però che cosa dobbiamo fare? Abbiate fiducia in me. Per il momento dirò a tutti quanti che suo figlio ancora non si è fatto vivo. E io come lo trovo? Lei non ha qualche lettera di sua moglie e della madre di Alberto? Purtroppo no. Non avremmo dovuto distruggere quelle lettere. Questo non c'entra, Leonardo. In realtà tu stai complicando la situazione. Non dimenticare che Diego ha conosciuto Salerno in Spagna. Ma quello mente. Lei dovrà comunque dire che conosce suo figlio, ma che non è nessuno di quei due. Che succederà quando Melendez verrà a sapere che io sono passato dalla vostra parte? A questo ci penso io, capito? Deve essere la cameriera. Dille di non disturbarci.